Oltre lo spartito, in studio Rossella Diaco e Alessandro De Gerardis. E quindi effettivamente adesso ufficialmente ci siamo sì. Nuovamente con Oltre lo spartito, insieme con Rossella Diaco e Alessandro De Gerardis, un programma che così vuole raccontare delle chicche, quelle fuori Wikipedia, degli episodi, delle curiosità, insomma tutte quelle cose che effettivamente non si sanno, tranne che sono frequenti questo mondo, i familiari di eccetera eccetera. Ma noi abbiamo Diacopedia che sostituisce Wiki. Benissimo, esatto, Diacopedia, bene. Allora, Diacopedia questa sera vi presenta un cantautore che, devo dire, Alessandro, non è stato tanto amato dalla critica perché aveva un brutto carattere. Poi è stato scoperto dopo. Parliamo di Ivan Graziani, un grande cantautore della musica italiana, venuto a mancare nel 1997, quindi parliamo ormai di qualche anno fa. Però, visto che stiamo parlando di Ivan Graziani, Alessandro, e c'è un'ascoltatrice doc questa sera oltre ai nostri, c'è proprio lei, Anna Bischi Graziani. Che salutiamo! Ciao Anna! Ciao Anna e grazie per tutte le chicche che insomma ci hai riservato. Allora, partiamo proprio con Ivan, che nasce il 6 ottobre del 1945 a Teramo, da padre abruzzese e madre sarda di Alghero, anche se si è diffusa una leggenda in realtà che lui fosse nato sul traghetto di Olbia Civitavecchia, ma tutto ciò viene smentito dal fratello Sergio, ed ecco perché nasce il nome Ivan, che è il rovescio di Navi. Esatto, bravissimo. Ecco, esatto. Ci piaceva Ivan perché è nato sul traghetto, ma insomma Sergio ha smentito tutto ciò. Nel 1966 fonda il gruppo Ivan e i Saggi con Veglio Gualazzi, che guarda caso è il papà di Rafael Gualazzi e Walter Monacchi, partecipando anche al torneo Davoli Italia Beat nell'aprile del 1967, per poi cambiare nome in Anonima Sound. Le cose però non vanno male per la band, anche se avevano tentato di dichiarare il falso sul venduto, ma loro vanno avanti partecipando, dopo il festival di Bellaria, al cantagiro con il brano Parla Tu. Successivamente il gruppo si allarga ed entra il tastierista Roberto Hunca Munca, con il quale lega una grande amicizia. Ivan, come abbiamo detto, è sposato con Anna e da qui nasce una grande amicizia con Unca, che si sposa a sua volta con la moglie di origine svizzera. Quindi che succede? Unendo le forze con le loro amicizie, quando loro avevano i soldi, quindi quando Ivan e Anna avevano i soldi, andavano a trovare i loro amici in Svizzera. Quando invece, al contrario, loro non potevano, arrivavano a Teramo o a Milano, perché all'epoca vivevano a Milano, Unca con la moglie, quindi praticamente c'era sempre questo interscambio di viaggi, Milano, Svizzera, Svizzera, Milano. E a quel punto, visto che non andavano più nella loro amata Svizzera, in una notte nasce una canzone che poi sarebbe diventata una chicca, una poesia, ed è proprio Lugano addio. Da tennis bianche e blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli fermi come il lago. Lugano addio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Canta con me, tu mi dicevi, ed io cantavo di un posto che non avevo visto mai.
occhi blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi. Finanzieri e contrabbando, mi scaldavo i tuoi racconti e mio padre sì, tu mi dicevi, qua su in montagna combattuto, poi del mio mi domandavi. Ed io pensavo a casa, mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Che bella, eh? Bellissima. È una poesia. È veramente una poesia. Bene, bene, bene. Allora, andiamo avanti con la storia. Assolutamente, eh? Sì. Allora, siamo nel 1979. I testi di Ivan nascevano per la maggior parte di notte, Alex, ma sempre in ambito casalingo, con moglie, figli. Quindi, intanto, durante una delle tante sere, ad esempio, perché lui ha due figli maschi, Tommy e Filippo. Tra l'altro Filippo, per inciso, è la copia artistica del papà. Cioè lui ha due figli musicisti, due figli adorabili, e anche Tommy è un musicista. E Tommy, che allora aveva solamente 4 anni, va dal papà e gli dice, sai, quei periodi in cui i bimbi dicono sempre, ma perché, ma perché, ma perché... Papà, ma che significa la parola enciclopedia? Il papà, che era tutto intento effettivamente a comporre, gli dice, non si dice quella parola, lascia stare, come per dire, insomma, sostanzialmente non rompere, perché insomma sto... E allora da lì, tra le dolci note della casa, nasce un'altra canzone, un'altra icona della leggenda Ivan Graziani, ed è Agnese, Dolce Agnese. E devo dire che a livello musicale questa canzone ha delle nobili origini, perché deriva da una sonatina di Clementi, mm-hmm, che pressappoco faceva così. Come sentite, c'è questo richiamo inevitabile, e già un altro artista aveva attinto dal classico, ed era stato Phil Collins. Le due canzoni non c'entrano niente l'una con l'altra, hanno solo questa nobile origine in comune. La canzone di Phil Collins è Groovy Kind of Love, ve le faccio sentire in sequenza. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you, and then I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat, I can hear you breathing in my ear. Se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente ai giochi nella strada, che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare.
Io penso ad un barcone rovesciato al sole, in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare. Agnese mi parlava nella sabbia infuocata ed io non so perché non l'ho dimenticata. La, 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 la. Mentre stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole, in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare. Agnese mi parlava sabbia infocata ed io non so perché non l'ho dimenticata. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria, ed io che sto provando le cose che provavo ieri, non ho capito ancora se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male, e se continuo a bere i miei cuori inquinati, è vero che quei giorni non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino sembra quasi uno straniero. Agnese, dolce Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso non ti ho mai baciata. Sì, Agnese, dolce Agnese. La, 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 la. Bene, la, bene, bene. Sai, andiamo avanti. Sì, allora, però aspetta, sì. Prima di andare avanti. Sì, io sto qua, firmo. Cioè, pure io sto qua. Allora, intanto salutiamo Lucia, che augura ovviamente buon lavoro. E poi buonanotte, buonanotte a tutto lo staff di Isoradio ed in particolare alla signora Rossella, al signor Alessandro, complimenti per la trasmissione, per il pianoforte. Certo, con Ivan Graziani fate felici tanti come me appassionati di cantautori italiani. Viva il Festival di Isoradio, Saxa Rubra, saluti da parte di Paolo Mariani del Centro Storico. Bene, ciao Paolo. Ciao. Allora, continuiamo col nostro festival. Allora, io ho avuto la fortuna in realtà proprio di dormire fisicamente a casa Graziani. Ah, che meraviglia. Bello. E respirare proprio quest'aria, sai, l'odore, il sapore delle chitarre, cioè questa stanza enorme con tutte le chitarre, con tutti i cimeli in realtà di Ivan Graziani, anche le cose portafortuna, cappelli, occhiali, famosi occhiali rossi, eccetera. E tra l'altro voglio anche ricordare che Anna, dopo la morte di Ivan, con tanti sacrifici ma con tanta dedizione insieme alla sua famiglia, ha creato proprio il premio Ivan Graziani. 20 anni, sempre quasi a Teramo e in Umbria qualche volta, e c'è un ricordo inedito di un 45 giri che è poco conosciuto in realtà nell'ambiente musicale. Il grande
si chiama, il primo, e lo racconta Anna, Grande mondo e lontano dalla paura, colonna sonora del film Il grande ruggito di Noël Marsh, e dove insieme sono andati anche in questo posto per familiarizzare con tigri e leoni, per entrare nel mondo, nel mood, e successivamente tra l'altro anche invitati a Los Angeles. Ma Anna non è mai andata perché insomma loro vivevano con i tigri, mangiavano con i tigri, e lei aveva molta ma molta paura. È una storia inedita, buffa ma vera, quindi a te il pianoforte per accennare questi brani. Sì, accenno queste due canzoni, Grande mondo e Lontano dalla paura. Se un fiocco di neve che cade dal cielo diventa ghiacciaio, se un granello di sabbia portato dal vento diventa deserto, e se una goccia è il mare e un abbraccio diventa amore, è vero, è vero, è vero che non ti inganni. Non fermate il cucciolo impaurito, corre fra le braccia delle colline, la lingua in mezzo ai denti, il pelo dritto sulla schiena, giù verso l'orizzonte, spezzando netta la catena. Piange di nascosto fra le canne dello stagno, piano che il cacciatore può sentire, sua madre è lì distesa e non può dargli più amore, un fiore rosso immenso le è scoppiato dentro al cuore. Perché uccidere? Perché? Perché uccidere? Perché? Beh, questo refrain cantato da te, complimenti mio caro Alessandro. Mi ricorda un'altra canzone, tra l'altro, anche di Ivan Graziani. Ah, sì? Questo refrain, adesso non mi viene il titolo, però me ne ricorda effettivamente. Beh, sai, lo stile è quello. Lo stile è quello, è quindi sicuramente attinto da questa poco conosciuta, per poi creare un mondo tutto suo, mondo rock. Ma comunque siamo come al solito anche alla fine, le nostre mezz'ore passano veramente in fretta. Chiudiamo però in bellezza come sempre. Siamo nel 1977 e Ivan dov'è? È a Firenze. E nel cuore della notte, la notte ingombe, e lui scrive alla fine un testo dedicato a questa città. Però che cosa fa? Chiama Anna e gliela canticchia al telefono, e con l'avallo anche della stessa, lui dedica praticamente, Alessandro, le sue canzoni alle città alle quali poi rimane attaccato per un motivo di lavoro, di affetti, di amicizia, e ha fatto la stessa cosa anche con questa città, con Firenze. Canzone triste. Triste perché? Perché deve lasciare Firenze e forse non ci ritornerà mai più. Quindi ancora per voi, Ivan Graziani, con Firenze, canzone triste. Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che ho amato di più è stata l'aria. Lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni, ma gli occhi di marmo del Colosso toscano guardano troppo lontano. Caro il mio Barbarossa, studente in filosofia, con il tuo italiano insicuro certe cose le sapevi dire. Oh, lo so, lo so, lo so, lo so bene, lo so. Una donna da mare in due, in comune fra te e me.
ma di tempo ce n'è in questa città, fottuti di malinconia e di lei. Per questo canto una canzone triste, 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 triste come me. E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po' di lei. Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che ha amato di più è stata l'aria. Lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni, ma gli occhi di marmo del Colosso toscano guardano troppo lontano. Caro il mio Barbarossa, studente in filosofia, con il tuo italiano insicuro certe cose le sapevi dire. Oh, lo so, lo so, lo so, lo so bene, lo so. Una donna da amare in due, in comune fra te e me. Ma di tempo ce n'è in questa città, fottuti di malinconia e di lei. Per questo canto una canzone triste, 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 triste come me. E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po' di lei. E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po'. Ricordo i suoi occhi, strano tipo di donna che era. Quando gettò i suoi disegni con rabbia giù da Ponte Vecchio. Io sono nata da una conchiglia, diceva. La mia casa è il mare con un fiume, no, non lo posso cambiare. Caro il mio Barbarossa, compagno di un'avventura, certo che se le se n'è andata, no, non è colpa mia. Oh, lo so, lo so, lo so, la tua vita non cambierà, ritornerai in Irlanda con la tua laurea in filosofia, ma io che farò in questa città, fottuto di malinconia e di lei. È grande Ivan Graziani. Grande, 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 sì. Ci ha scritto Vincenzo da Molfetta, dice che meraviglia di interpretazione. Bravo Alessandro, un caro saluto anche alla cara Rossa. Grazie ragazzi, ci fate sognare. Beh, insomma, grazie, grazie. Grazie Vincenzo. Io saluto Anna. Esatto, io anch'io saluto Anna, che tra l'altro anche l'ascolta. Veramente, grazie per questo...
per questo repertorio, che poi in realtà per parlare di Ivan ce ne vorrebbero ancora figurati, di puntate, figurati. Perché veramente è tanto. È stato un assaggino breve ma gustoso. Esatto. Bene. Quindi noi salutiamo. Sì, tu saluti. Io saluto, cioè, tu rimani. Mi stai prendendo in giro. Io rimango fino alle 5.30 insieme a Pino Idri, che diventa, si allunga fino alle 5.30. Però se voi volete tra un po' comunque richiedere qualche brano ad Alessandro, lui è qui. Il piano bar continua di notte, esatto, anche su richiesta, per cui siamo qua, insomma, per passare una notte insieme e per iniziare bene la nuova settimana. È lunedì ormai da un'ora e sta arrivando il GR1. Ciao, ciao, ciao Rossella, ciao, ciao, ciao. Ore 1.